Comandante! Oggi abbiamo perso soldati e ufficiali valorosi. Marius, hai dimostrato di saper comandare. Hai ottenuto il rispetto degli uomini. Quindi, prendi questo elmo. E indossalo. Legionari! Salutate il vostro nuovo centurione! Marius! Va bene, calmatevi! Ora calmate. Sentite, sapete cosa attendervi da questi barbari? Una razza di carogne rabbiose che lotteranno con le unghie e con i denti. Ma loro ancora non sanno che cosa li aspetta. Roma è la civiltà! Roma è l'ordine! Roma è potere! E qui fuori, noi siamo Roma!
Comandante, i barbari di Re Oswald marciano su York. Il generale Commodo e la Sesta Coorte li hanno ingaggiati. Ma di loro non abbiamo notizie. Ormeggiate le navi rimaste e scaricatele. Preparate gli uomini. In marcia per York! L'avanzata settentrionale nel cuore dei territori ribelli è stata sfiancante, rallentata dagli scontri con queste tribù incollerite. Roma ha portato pace, benessere e prosperità in queste terre. Una pace infranta da una ribellione dilagante. Ora, finalmente, siamo giunti in prossimità del focolaio della rivolta. Lì dove regnano Re Oswald e la figlia guerriera. Gli esploratori riferiscono di un'armata barbarica in rapido approccio. Se si ricongiungono con questo esercito, non avranno speranza. York allora cadrà. Quei cani, dalle chiome scarmigliate, ci sovrastano per 20-1. Lo scontro diretto è assolutamente da evitare. Non attaccherete? Il loro comandante, Re Oswald e la figlia Boudicca, sono tra loro. Se lo catturiamo, i capi tribù saranno obbligati a negoziare la resa. A quel punto Oswald dovrà inginocchiarsi e giurare fedeltà a Roma. Questi britanni sanno onorare un patto. Loro non hanno onore. Questi parassiti osano sfidare la potenza di Roma. Devono subire il nostro castigo. Il nostro castigo o il tuo? Signore? Basta! Soffocheremo la ribellione a modo mio e senza mettere a repentaglio vite innocenti. È chiaro, centurione? Sì, comandante. Eccellente. Un piccolo distaccamento penetrerà nell'accampamento per catturare Oswald e Boudicca. Io guiderò il grosso delle forze e bloccherò i rinforzi. Quali sono i miei? Ti ho promesso il sangue, no? Tu catturerai Oswald e Boudicca. Per proteggere i tuoi soldati, dovrai eliminare gli arcieri appostati sull'acquedotto. Andrai in avanscoperta. Intesi, signore. È un onore.
Avete sentito, Budecca? Andiamo in ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti. Riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Hanno perso il loro generale, faranno di tutto per riaverlo. Se sentite qualcosa, qualsiasi... All'attacco! Un romano solo soletto. Oggi... Devono esserci barbari in buco qui. Numero. Il posto di tutto. Trappola. Ecco cosa rimane per la quarta lettura. Ti ha spedito a caccia dei fantasmi. Mi mandano nella foresta. Ehi! E questo chi è? Perché il tuo acquedotto, romano, è smarrito da qualche parte, eh? Cerca di essere più prudente. Yeah!
Che una legione potrebbe attaccare l'acquedotto. Vorrei vederli alle prese con gli arcieri stanziati da Boudicca. Dobbiamo sorvegliare la foresta per il... Salute, Romano. Sei tutto solo, eh? Dov'è la tua legione? Oggi morirà. Può bastare? Thank you.
più del previsto. Dirigersi in fretta alla porta. Ferdi qui! Le legioni si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Gli ordini. Forse di qui si sale.